Proseguiamo a riempire la tabella proprio utilizzando il fatto che si conserva l'energia meccanica. Siccome in B non c'è né l'energia cinetica, perché il sasso è fermo, né l'energia della molla, perché la molla non è più compressa, vuol dire che c'è solo energia gravitazionale, 53,8 J. E volendo potremmo utilizzare questo valore per calcolarci la massima altezza raggiunta, come abbiamo fatto nell'esercizio precedente. In C e F possiamo calcolarci l'energia gravitazionale del sasso, della pallina. Infatti noi sia di C che di F conosciamo l'altezza. C è 3 metri più 1, che è la molla a riposo, quindi 4 metri. F invece è 3 metri, l'altezza del terrazzo. Quindi andiamo a calcolare l'energia gravitazionale in C, mgh nel punto C. Mg, peso della pallina, 9,8 N per 4 metri. Invece in F, hf, 3 metri. Risultati 39,2, 29,4 J. Quindi 39,2 J energia gravitazionale in C, 29,4 J energia gravitazionale in F. Si vede che l'energia gravitazionale del sasso aumenta andando in alto, FACB e FACB, ecco i valori dell'energia gravitazionale che salgono. A questo punto le energie cinetiche in C e F le possiamo calcolare per differenza, perché sappiamo che 53,8 J è l'energia meccanica. Quindi l'energia cinetica in C sarà 53,8 J meno 39,2 e fa 14,6 J. Invece in F sarà 53,8 meno 29,4 J e sono 24,4 J. Possiamo anche riempire l'ultima casella, l'energia cinetica nel punto d'impatto, D, che è direttamente 53,8 J. Ecco qua. Quindi adesso la tabella è completata.